Non lontano da Bologna, percorrendo la statale porretana in direzione Pistoia, dopo Vergato l'alta valle del Reno si apre, quasi a isolare la maestosa cima di Montovolo, la meta del nostro viaggio. La deviazione verso Campolo attraversa l'abitato di Oreglia, da cui già si può ammirare il versante nord di Montovolo, tra i prati coltivi e le case in pietra viva, nello stile degli antichi abitati della montagna tosco-emiliana. Treno per raggiungere in trekking la cima di Montovolo, scende alla stazione di Riola di Vergato, lungo il fiume Reno, da cui si possono vedere distintamente le due cime di Montovolo e Monte Vigese. Attraversato il ponte, ci si può lasciare distrarre da due simboli architettonici di notevole interesse: la chiesa di Alvar Aalto, nella sua austerità nordica, la Rocchetta Mattei, ora proprietà della Fondazione Carisbo, che ne ha avviato un importante restauro. Un tempo dimora e sorta di tempio esoterico del conte Cesare Mattei, è costruita secondo uno stile eclettico, con le influenze misticheggianti del tardo romanticismo e riferimenti fantastici che vanno dal Medioevo continentale allo stile moresco. Il percorso verso la cima di Montovolo si può effettuare anche a piedi, assaporando i suggestivi borghi di origine medievale di Campolo, Scola, Sterpi e Predolo. Arrivati a Costa, poco sopra la piazzetta di Campolo, incomincia il tratto finale del sentiero escursionistico. Il sentiero si biforca subito in due varianti, una delle quali, più impervia, consigliabile solo agli escursionisti più esperti. La salita nel bosco porta con sé il gusto piacevole della scoperta di suggestive emergenze rocciose di pietra arenaria. Verso la sommità si aprono orizzonti inaspettati. Il dente roccioso di Vigo, sotto al vicino Monte Vigese, e, in lontananza, a sud-ovest, verso la lunga dorsale appenninica che divide Emilia e Toscana, il Corno alle Scale, e il Monte Cimone.
I due rami del Sentiero 39 del Club Alpino Italiano si riuniscono sulla cima, presso la chiesa di Santa Maria e la foresteria, edificata laddove sorgeva l'antico eremo di Sant'Elia, in cui è possibile pernottare facendone richiesta al comune di Grizzana Morandi. Siamo a Montovolo, un luogo particolarissimo della montagna bolognese dove si trovano due chiese del XIII secolo, ma che ha una storia molto più antica. Ci troviamo infatti in un luogo che per molti secoli, probabilmente a cominciare dal VI-VII secolo d.C. fino a tutto il XII, rappresentò il confine fra la Langobardia pistoiese e la Romania bolognese. I Longobardi arrivarono da queste parti, a cominciare da sud, poiché quando si erano affacciato al Friuli e avrebbero voluto continuare, si trovarono l'esarcato bizantino, ad impedire loro il cammino. Quindi invasero la Toscana già alla fine del VI secolo e dalla Toscana risalirono le valli e ridiscesero le valli settentrionali, fino ad una linea che corrisponde preps a poco a quella che collega Castelnuovo di Labante, Montovolo e Castel dell'Alpi. Quindi a sud di quella linea potere politico pistoiese, ma sempre dipendente tutto questo territorio fino al crinale spartiacque dal vescovo di Bologna. A nord di questa linea invece la Romania, e cioè il territorio ancora legato a Bologna e all'esarcato di Ravenna. Fu soprattutto il comune di Bologna che, combattendo contro quello di Pistoia nella cosiddetta guerra della Sambuca all'inizio del XIII secolo, riconquistò praticamente tutte le alte valli. Nel XIII secolo, Bologna, comune cardine della Lega Guelfa, fiancheggia il papato contro l'impero e i suoi alleati ghibellini. È una guerra che da entrambe le parti si combatte anche a suon di scomuniche e di propaganda religiosa. In tale contesto si sviluppa quindi la leggenda antiimperiale di Santa Cazio. Santa Cazio, martire nel secondo o terzo secolo d.C., che venne crocifisso insieme a 10.000 suoi compagni su questo monte. Una leggenda che è strettamente collegata alle vicende storiche della città. Proprio nella prima metà del 200 Bologna combatteva contro l'imperatore Federico II, ricordiamo naturalmente la battaglia della Fossalta, nella quale i bolognesi guelfi riuscirono a catturare Enzo, che combatteva insieme alle milizie ghibelline modenesi. E quindi la leggenda di Santa Cazio rappresenta appunto questa contrapposizione di coloro che si considerano ortodossi dal punto di vista religioso contro invece l'imperatore, che in quel momento, pur essendo stato educato dal Papa, veniva considerato come l'eretico, l'anticristo, l'oppositore della Santa Chiesa. Il sentiero 178 del CAI, il cui imbocco è a fianco alla chiesa di Santa Maria, permette di ridiscendere lungo il versante nord-est della montagna. Il Club Alpino ha superato i 140 anni di età. In 140 anni qualcosa si impara, quel qualcosa che gli accompagnatori, gli istruttori mettono a disposizione di chi vuole, fossero scuole oppure corsi di escursionismo, anche base, proprio per cercare di reimparare a camminare. Perché reimparare a camminare? Perché tutti, più o meno, facciamo un tipo di vita sempre protetti, a sedere in ufficio, nell'auto, con l'aria condizionata. Chi si avvicina a questa pratica e la pratica, perché la percezione si alza solo praticando, incontra grandi soddisfazioni, anche un po' di fatica, ma insomma grandi soddisfazioni. Lo
Lungo il sentiero che dalla sommità di Montovolo perviene ad Orelia, osserviamo grandiosi castagni secolari, la cui circonferenza può superare gli 8 metri. Nei prati sopra Orelia, in primavera, la vista è allietata da graziosi esemplari di orchidee, come l'Ophrys apifera e l'Anacanthis pyramidalis. Su questo monte non si trova soltanto la chiesa di Santa Maria della Consolazione, ricostruita nel 1211 su una chiesa molto più antica, risalente sicuramente ai secoli dell'Alto Medioevo, ma anche la chiesetta di Santa Caterina, costruita pressappoco nello stesso periodo, cioè nella prima metà del XIII secolo. Nell'anno 2000, insieme a due amici, Anicetto Antilopi per la fotografia e Bill Holmes per i disegni acquarellati, realizzammo un libro che si intitolava Il Romanico Appenninico, Bolognese, Pistoiese e Pratese. E parto da qui per parlare di queste due splendide chiese realizzate in perfetto opus quadratum, come si vede benissimo sia dall'abside di Santa Maria, sia dall'abside di Santa Caterina d'Alessandria e dalla maggior parte del paramento murario, realizzate da maestri lombardi. Per distinguere questi due tipi di muratura basta guardare la muratura del campanile, che è del 1835, chiaramente in quello che Vitruvio chiamerebbe opus incertum, quindi con grande abbondanza di malta di calce, e l'altro invece in opus quadratum, sempre secondo la definizione vitruviana, quindi con pochissima malta di calce e con una perfezione nella realizzazione del parallelepipedo della pietra, veramente singolari se pensiamo che questi maestri realizzavano queste pietre semplicemente con la squadra, con martello e scalpello, con la bocciarda, col filo a piombo ed eventualmente con il compasso nell'ipotesi che si trattasse di un'abside semicircolare. Invece nel caso di Montovolo si tratta di absidi entrambe rettangolari. Siamo alla scola, proprio sotto la cima di Montovolo. Un cipresso plurisecolare segna il tempo di questo borgo che pare cristallizzato nel XIV secolo. Anche qui hanno lasciato testimonianza le maestranze comacine e ancora oggi si respira nelle sue piazzette e i suoi vicoli l'atmosfera quasi intatta del tardo medioevo della montagna bolognese. Passeggiando nelle strade ciottolate del borgo, è possibile ammirare il raffinato simbolismo dei comacini. Tra i maestri lombardi, infatti, non vi erano solo provetti ingegneri e artigiani, ma anche artisti che ornavano in modi sempre nuovi i dettagli architettonici a loro affidati, con frequente ricorso a un composto simbolismo, come in questa finestra a sesto acuto e nel cornicione di una delle case della scuola, con la presenza della rosa a sei petali, simbolo frequente in molte zone d'Europa e che divenne quasi un segno distintivo delle maestranze lombarde. Accanto all'oratorio di San Pietro, centro della vita religiosa della piccola comunità, sorge la splendida Casa Parisi,
proprietà della famiglia che abitò per molto tempo questo borgo. A fianco alla porta d'ingresso, la fessura per gli armigeri e sopra di essa il motto d'ammonimento in latino che recita «Porta aperta ma non al nemico» 1638. Si pensa che le teste scolpite sugli stipiti del forno comune del borgo avessero la funzione scaramantica di allontanare i malefici, ma forse anche un modo per questi anonimi maestri di lasciare una raffigurazione di sé che resistesse al tempo. Le case torri avevano uno scopo difensivo e consentivano attraverso pertugi anche il ricovero di colombi, passeri e storni. Un'altra caratteristica ricorrente degli edifici della montagna bolognese erano i ballatoi, funzionali alla difesa in caso di incursioni, e i cavalcavia che mettevano in comunicazione gli edifici confinanti, così da creare uno spazio unico in cui si diffondesse il calore dei camini. All'interno della chiesa di Santa Maria, di grande importanza sono le decorazioni che l'architetto Bill Holmes ha chiamato fiori di Montovolo, interessanti per le complesse geometrie di 7, 8 e 9 petali disposte asimmetricamente. Ma ancora più importanti sono le sculture alto-medievali dei capitelli della cosiddetta cripta, in realtà i resti dell'antica chiesa demolita nel 1211 in seguito ad un incendio. L'iconografia medievale si serviva ampiamente di rappresentazioni naturalistiche e chimeriche per simboleggiare i temi religiosi. Riferimenti cristologici appaiono nel grifone, che raffigura Cristo uomo Dio, il leone per l'aspetto umano, l'aquila per l'aspetto divino. Afnin arse verse, o Dio Appennino, allontana il fuoco dalla mia casa. In questo frammento di iscrizione etrusca e nel culto romano arcaico della dea Pale, protettrice dei pascoli, troviamo la divinizzazione di quelle possenti forze naturali, fonte di prosperità e di distruzione, a cui le antiche popolazioni italiche facevano ricorso nei loro riti. Sulle rocce del vicino Monte Vigese, diverse specie di rapaci accipitridi, come la poiana e il falco pecchiaiolo, volteggiano alte per controllare un ampio territorio, alla ricerca di prede. Tra gli altri falconidi, il falco pellegrino, che caccia piccoli uccelli gettandosi in picchiate spettacolari, in cui raggiunge velocità superiori a 300 km orari. Fin dal 1966, quando ha iniziato a operare in Emilia-Romagna, il WWF si è dedicato anche qui a realizzare delle osi per la protezione della flora e della fauna. Tra gli anni 80 e gli anni 90 il falco pellegrino era una rapace in pericolo di estinzione per due motivi. Il primo per colpa dei pesticidi che rendevano infeconde le uova e il secondo dei predatori falconieri che utilizzavano poi il falco pellegrino per la caccia e per altre attività. All'inizio degli anni 80 il WWF in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna ha realizzato dei campi per la tutela del falco pellegrino. Praticamente i volontari del WWF mettevano una piccola tenda sotto il nido del falco e verificavano che nessuno venisse a disturbare la nidificazione.
Alla fine degli anni 80 il WWF decise di realizzare un ambizioso progetto, cioè acquisire l'area. Acquisire l'area allora costava 50 milioni, abbiamo realizzato un certificato e nel quale mettevamo in vendita i metri quadrati di questo territorio. I cittadini che si impegnavano con noi alla realizzazione dell'acquisto compravano un metro quadrato di terra e donavano un'offerta a piacere. Nel 1992 l'area è stata acquisita, poi più avanti è stata ampliata con l'acquisto di altri 20 ettari confinanti, per cui oggi abbiamo acquisito un'area ampia che ha permesso a Falco Pellegrino di vivere tranquillamente in serenità tutti questi anni. Il massiccio di Montovolo-Montevigese, situato nel Parco Provinciale di Montovolo, si erge all'interno di un vasto territorio, occupato da una coppia di aquile reali, la cui presenza è estremamente qualificante perché testimonia la sostanziale integrità dell'ambiente. Una delle chiese di Montovolo è intitolata Santa Caterina d'Alessandria, la santa il cui grande monastero e santuario si trovava e si trova ancora oggi, lo andò a visitare in pellegrinaggio anche Papa Giovanni Paolo II, poco sotto la cima del Monte Sinai. La presenza dunque di una chiesetta come questa sul Montovolo, insieme all'altra più grande e più importante di Santa Maria della Consolazione, ha fatto ritenere, a cominciare da Alfonso Rubiani all'inizio del secolo, in un importante suo articolo, che questa presenza non fosse casuale. Come i bolognesi, secondo questa ipotesi, già a cominciare da San Petronio, sicuramente dall'XI-XII secolo, vollero rappresentare nella Sancta Bononiensis Jerusalem, cioè in Santo Stefano, a Bologna, il Santo Sepolcro, il cortile di Pilato, tutto quello che si riferiva alla presenza della vita di Cristo in Gerusalemme, così su Montovolo questa ipotesi ci spinge a ritenere che qualche pellegrino armato, crociato, i bolognesi parteciparono anche alla crociata di Damietta del secondo decennio del 200, abbia voluto riproporre su questo monte lo stesso santuario che aveva visto sul Monte Sinai. Del resto, fra l'altro, come la cima del Monte Sinai è cornuta, cioè a due cime, così qui ci troviamo di fronte alla cima di Montovolo sulla quale ci troviamo e alla vicinissima cima del Montevigese, quindi anche in questo caso due cime che rappresentano appunto un'ulteriore analogia con il Monte Sinai. E anche il culto del profeta Elia presente su questo monte potrebbe essere un ulteriore indizio di questa presenza. Come dice il mio amico Giovanni Cherubini, grande studioso di pellegrinaggi, a cercare i documenti sul territorio ci si accorge che anche i territori marginali non sono così marginali come sembrerebbe, ma anche in questi territori corrono le grandi idee, corre la grande storia, pur nella piccola storia anche di questa parte della montagna. La storia della chiesa di Santa Caterina testimonia nei secoli il legame tra cristianità orientale e occidentale. Il giudizio universale ripropone le paure di un medioevo che giunge al tramonto. Nell'inferno compare il supplizio dantesco dei simoniaci, condannati a giacere a testa in giù. L'anonimo artista quattrocentesco proietta il senso drammatico dell'inferno nelle figure dei demoni, che accecano e calpestano i peccatori eterni intrappolati nelle fiamme. La spaventosa manifestazione del Leviatano, bestia biblica che compie la vendetta divina ingoiando le anime perdute, completa il quadro infernale. Nel Paradiso, l'arcangelo Michele, nell'atto di uccidere il drago Satana, regge la bilancia della giustizia ripartendo ordinatamente le schiere di angeli e santi. Bellissimi angeli musicanti suonano con gli strumenti dell'epoca, ribeca, triangolo e liuto. Attorno ad essi prelati e notabili cittadini.
Al caos infernale si contrappone dunque l'ordine della città celeste, che idealizza la Civitas bolognese del 400. Nella seconda campata è collocato il sarcofago che, secondo la leggenda, conteneva le spoglie di Santa Cazio o, secondo un'altra versione, della stessa Santa Caterina. La tradizione ufficiale la collega ai martiri cristiani del III secolo, uccisa con la tortura della ruota dentata per non aver abiurato la sua religione. Ma la storicità della figura della santa è stata ritenuta dubbia dalla stessa Chiesa cattolica, che per 40 anni l'aveva esclusa dal martirologio ufficiale. Il suo culto, in ogni caso, ebbe notevole importanza almeno fino al 500, rivestendo il ruolo di patrona degli studi universitari. Nella chiesa rimane un'effigie della santa, assai simile a quelle che i pellegrini avevano ammirato in Terra Santa. Prima del X secolo, la montagna bolognese, per la maggior parte coperta da foreste, era scarsamente abitata. Successivamente furono conquistati nuovi terreni per l'agricoltura attraverso il debbio, ovvero l'incendio dei boschi. I villaggi d'altura, come noi li conosciamo oggi, nacquero quasi tutti attorno all'XI secolo. I boschi alti erano proprietà comune e permettevano agli abitanti che non ne possedevano di propri di far quel po' di legna che consentisse di sopravvivere nel lungo e difficile inverno. La legna serviva ai contadini più poveri anche per costruire attrezzi agricoli come l'aratro, molto più economici rispetto a quelli in ferro. Nel parco di Montovolo è possibile avvistare varie specie di ungulati, tra cui splendidi esemplari di cervo nobile, reintrodotti nella provincia di Bologna 50 anni fa. Frequentano soprattutto boschi estesi, con la compresenza di ampie radure e prati, in cui trovano riparo e cibo. I cervi vivono in branchi con sessi separati per la maggior parte dell'anno, ma nel periodo riproduttivo i maschi cercano di conquistarsi un harem. Durante la stagione degli amori, i maschi dominanti conquistano e difendono attivamente un territorio in duelli a colpi di corna. Dopo averlo ottenuto, il cervo vi staziona col suo harem e lo marca in vari modi, ad esempio raschiando e impregnando il terreno con le proprie urine. La caratteristica più evidente e spettacolare del maschio sono le corna. Dopo la stagione degli amori, si staccano al minimo urto e si riformano con palchi sempre più sviluppati fino a raggiungere il numero di 6-11 rami. Il cervo emette forti bramiti per intimorire gli avversari e allo stesso tempo per attrarre un harem quanto più numeroso. Al termine della stagione degli amori, i maschi lasciano le femmine, che portano avanti la gestazione fino a maggio-giugno, quando danno alla luce il piccolo cervo. A Sterpi troviamo l'oratorio e Casa Cattabriga, con la torre ed il balcone ad angolo. A Predolo si elevano altre caratteristiche case-torri.
E anche nel microcosmo di Predolo, la roccia millenaria del monte continua ad essere fonte di espressione per chi, come lo scultore Fagioli, modella nella pietra figure umane e animali. Nei primi decenni del secolo scorso le diverse cave della zona davano lavoro a centinaia di persone, tra le quali dei veri artisti le cui capacità andavano ben oltre la semplice lavorazione della pietra. Per poter tagliare la pietra nel giusto verso, occorreva conoscere l'esatta conformazione della vena rocciosa. L'impiego della polvere da sparo nel lavoro di estrazione e i rischi da sempre connessi alla caduta dei massi erano il pane quotidiano degli scalpellini. Fino agli anni 70 qui a Montovolo erano in attività diverse cave. L'estrazione della pietra è andata via via calando fino alla chiusura definitiva dell'ultima cava nel 1998. Fino a quando la pietra è stata il materiale privilegiato di costruzione, gli scalpellini, numerosi nella zona di Campolo, erano molto richiesti, sia per le grandi opere pubbliche, come la diga del Brasimone, che per la finitura di ornamenti architettonici. A detta dei vecchi scalpellini, la pietra che si estraeva aveva diverse peculiarità. Era facile da lavorare e resistente al calore. Infatti si adoperava per fare camini, come testimoniano pregevoli manufatti in case di antichi borghi. Inoltre si poteva usare nella pavimentazione di esterni in quanto non era geliva. Nel XX secolo, l'antica arte dei tagliapietre è andata via via declinando, soprattutto nel senso di un lavoro di squadra, ultimo retaggio degli antichi magistri comacini. Dopo la chiusura delle cave e l'esaurimento del poco materiale rimasto, anch'io che usavo questa pietra arenaria per dare sfogo alla mia vena artistica, ho dovuto anticipare le mie visite alle cave di Carrara per procurarmi i blocchi di marmo necessari per eseguire le mie opere. Per me gli Appennini sono una parte meravigliosa del mondo, scrisse Goethe nel 1786, nel suo viaggio in Italia che lo portò ad attraversare la montagna bolognese diretto a Firenze. Così, la zona di Montovolo, una delle più evocative dell'Appennino bolognese, è una affascinante alchimia di storia, natura e leggenda. Un luogo in cui l'evoluzione del rapporto dell'uomo con l'ambiente sembra aver trovato un giusto equilibrio. Thank you.